19 di agosto, fa un caldo tremendo, quindi metterò solamente la tutina che mi vedete addosso, non metterò neanche il coprispalle perché fa veramente caldissimo. Allora, l'outfit di questa sera è molto molto semplice ma allo stesso tempo carino. È composto da una tutina di tessuto, che ora non saprei dirvi che cos'è, presumo microfibra, col pantalone un po' larghino, così fatto tutto pieghettato sul fondo, e la parte dietro della schiena è completamente in pizzo ed è di un grigio medio, non è né chiaro né scurissimo. La parte invece che copre il busto rimane di nuovo tutta un po' a pieghette, e per dare uno so che di spezzato al tutto c'è Atos che si strozza e una cinturina nera con la fibietta argentata. Visto che ho indossato le scarpe nuove, quindi quelle argentate, ora le faccio vedere un pochino meglio, comunque quelle strepitose che vi ho fatto vedere nell'ultimo maxi All China, quindi quelle col tacco bellissimo, tutte sbrilluccicose, spero di riuscire a farle vedere comunque. Appunto, ho messo le scarpe argento, quindi tutti gli accessori praticamente sono sull'argento e anche il trucco. Ora ve li faccio vedere un pochino più da vicino. Allora, il trucco l'ho fatto con una palettina di Sephora, che ora non ricordo il numero. Comunque una di quelle piccine tonde, i colori all'interno erano un nero, un rosa, un borgogna, un argento. Atos, quietati! Ok. Si deve essere leccato tipo gatto e ora c'ha il pelo in gola, né? Vabbè. Comunque dicevamo, trucco sui toni dell'argento, ci ho dato giusto una sfumatina nella piega di quel blu glitterato un po' argento antracite che ho preso l'ultimo di Kiko, ma proprio un pelo, quindi non si vede praticamente. Volevo tenere il trucco un po' più leggero. Ho fatto una bella riga di eyeliner, tanto mascara, e sul viso non ho messo praticamente niente perché mi sono abbronzata parecchio in questi giorni, quindi resto al nature. Ho dato solamente sulle labbra il numero 516 di Kiko, che è questo bel rosa carico. Gli accessori, allora, sono una serie infinita di braccialetti, tutti più o meno sui toni dell'argento, a parte uno che è nero. Questo anello preso da OVS a 6,99 qualche giorno fa. Da questo lato lascio semplicemente il bracciale di cordina, che non tolgo mai, e i due anelli di Cree. Alle orecchie ho messo questa cascata di farfalline che vanno ad abbinarsi con la collanina di Morellato, sempre con le farfalline. I capelli li ho tirati su così, con la mezza coda li ho lasciati mossi, li ho tirati su così perché piacciono a Cree. Io non sapevo come metterli, alla fine ho detto vabbè, facciamoli così, così sono contenta che piacciono a lui, e via. E direi niente di che. Le scarpe, come vi ho già detto, le avete viste, quindi non ho, mi sa, più nulla da dire. Mi sa che vi ho detto tutto. Vi faccio giusto vedere ancora un attimino le scarpe da vicino, cercando di fare un'inquadratura più o meno decente, e poi vi saluto. Allora, le scarpe, vediamo se riusciamo a inquadrarle un po' come si deve, insomma. Vabbè, comunque sono queste, che sono meravigliose. Io veramente non ho parole per quanto sono belle queste scarpe. Ok, a questo punto vi posso salutare. Un bacione grande e buona domenica sera a tutte. Ciao ragazze!